Salve raga, benvenuti in questa nuova puntata e i boss dei videogiochi su Pokémon Let's Go Eevee! Eevee saluta. Ecco proprio Eevee. Ok raga, il boss. Ok. Chi andrò a sfidare questa puntata è green o verde. Come fate voi, chiamatela come volete. È un osso duro e quindi io la vado a sfidare. Ecco i miei Pokémon. Date un'occhiata. Bene, allora, visto che lei ha i Pokémon tutti al 66 circa, come primo Pokémon vado a usare Charizard. Potevo allenare un po' i miei Pokémon, ma prima ho fatto una prova e l'ho battuta, quindi non credo di aver problemi a batterlo una seconda volta. Però prima cambio una mossa, ovvero lanciafiamme di Charizard e fuoco bomba. Ciao lanciafiamme. Apposta. Molto bene. Se per caso qualcuno di voi ha Pokémon e vorrebbe fare una sfida con me, se il livello è tipo come i miei, è alla pari dei miei, allora va bene. Se no, fa niente. Ok, vai con la sfida. Che poi Green è anche un pochino pazza. Poi capite anche perché. Comunque, poi green verde non è come me l'aspettavo. Cioè, nel vestire, ecco. Me la sarei aspettata tipo come la versione femminile di Pokémon Verde Foglia del Game Boy. Ecco. Ma così mi sarei aspettato verde, mentre qui è vestita in nero e azzurra. Come fosse la capopalestra di Cerulean City. Ok, subito mega evoluzione fuoco bomba e spero che vada già giù con fuoco bomba. Bomba. Scusate un attimo, raga, la visuale di M. Sì, così dovrebbe essere a posto. Fuoco bomba. Comunque raga, aspettate magari un attimo che... Ah, ecco il telecomando. Con il telecomando cambio un attimo come si vede lo schermo, che io l'ho ripiccioli, l'ho messo così. Vediamo. No. No. Così può andare bene. Ora si vede tutta quanta vita. Prima non si vedeva proprio. Allora, continuiamo. Vai con oltraggio. Cosa? Non è effetto. Come forza lunare? Oddio, forza lunare. Come sapete, i Pokémon Smeraldo, quando sono arrivato ai due gemelli, usavano forza lunare. Io odio forza lunare. No.
Credo che potrei anche portare il verde a coppie, visto che posso usare ben due joystick, quindi due Pokémon alla volta, ma no, giochiamo lealmente. Allora, si va Eevee. Creferi, Crefab, sei finita. Fiamma Bam. Mio Creferi, brucia la voglia di sconfiggerti. Verde. Però mi domando una cosa, allora, io so, ho già incontrato Bru. Verde. Ci sarà da qualche parte ci sarà anche Red. Sinceramente non lo so perché non l'ho incontrato ancora. Raga, per i possessori di Pokémon Pikachu o Eevee, fatemi sapere se c'è anche Red in circolazione qui da qualche parte. Allora, è tipo terra, quindi io vado con volo. Sono pugno. Ecco, il tacco volo non l'ho ancora visto com'è. Impicchiata! Bello il tacco volo. Cavolo, quanto gli ho tolto! Wow, non ci posso credere! Cavolo. Il mio. Credo che Articuno veramente squadra. È utile solamente con i Pokémon di tipo drago. Veramente. La sua viene sconfitto troppo facilmente. Come ho detto. Ha resistito. Georaggio. Quasi. Ah, congelato, che fortuna. Ok. Mi rimangio quello che ho detto su Articuno. Finisher! Fatality! Bene, Mewtwo al 64, Raichu al 65. Ah, ora gioca la Volpe a 9 code e non è Naruto. Beh, a parte che non credo che abbia 9 code. Geloraggio, ma tanto non andrà a segno perché tanto mi fa fuori prima. Allora, come andiamo? Io qua direi di usare Raichu, anche se tipo elettrico e tipo fuoco non vado d'accordo, ma a questo punto. Dai, Raichu, fatti valere. Ah, sì, fulmine. Bello, paralizzato. Non ti avrei giurato, ho fatto anche la rima. Bella, Raichu. E adesso suono pugno. Alla Rocky Balboa. Dai, tu resisti, non fa male, non fa male, non fa male, però brucia. Detto che l'unica mossa che non gli ho mai tolto è attacco rapido, che potevo mettergli un iperraggio, ma no, anche se io normalmente l'avrei messo e basta. Allora, quanti Pokémon ha ancora? Tre Pokémon, ok. Vitirbell. Vitirbell, va Eevee. Per fortuna Eevee ha un attacco tipo fuoco, quindi è efficace contro Vitirbell. Quella stupida pianta.
Beccati questo e ritorna nella terra da cui sei uscito. Fai così, scottatura. Che attacco bello, devo dire. Detto che è brutto che non ci sono anche le altre generazioni disponibili da poter usare. Infatti volevo mettere qua un Pokémon della seconda generazione da Pokémon Go, ma non posso. A quanto pare Gengar, bellissimo Gengar. Un famosissimo Gengar per averlo, lo cerco in Pokémon Go. Coraggio, Eevee, abbiamo quasi vinto. Spiegati questo, palla ombra. Palla ombra. Ok. Poi l'ultimo Pokémon che ha è Blastoise. Che lo fa Mega evolvere. Ora che ci penso, vorrei intanto sfidare anche Bru. Raga, guardo, se è possibile batterlo, cioè sfidarlo, ve lo porto come boss dei videogiochi. Anche Red se lo trovo. Se è possibile sfidarlo, cioè. Ok, Blastoise contro Zapdos. YouTube proprio non lo uso. Ma meno male che dopo aver concluso la sfida posso far Mega Evolvere anche in YouTube. Vai con Fulmine. Oh, non bruciare il pelo del mio Zapdos. Ok, mi ha fatto fuori Zapdos. Ma gli uccidere a fare fuori anche Raichu? Non credo proprio. Tu non ci arrivi a sfidare di tu, non ci arrivi, caro mio. Vai con Fulmine e facciamo la finita. Ecco fatto, vittoria. Verde sconfitta. Vabbè, tanto farvi vedere anche cosa succede dopo, dai. Piccolo bonus. Ecco, guarda qui, cercherà di catturare. Catturarmi. Penso che verde veramente sema. Dico, come può catturare un altro umano che va dentro la sfera? Dico, dovrebbe dare da qualcuno a dire: oh, mi crei una sfera ca capace di catturare gli umani come i Pokémon? Cosa che non sarà mai vera. Anche se Team Rocket una volta in Perla e Diamante ricordo che ha catturato Ash, Brock e Lucinda dentro delle sfere. Veramente una trappola geniale. Ok ragazzi, questa era la puntata
boss dei videogiochi contro verde. Io spero che vi sia piaciuta. Quindi informatevi se è possibile sfidare anche Bru e Rosso, e ci si vede alla prossima. Ciao!